Signori, bentornati su Satisfactory. Nella scorsa parte abbiamo sbloccato l'estrattore del petrolio e la raffineria del petrolio, con cui possiamo fare diversi materiali come la plastica nel caso di questa fabbrica e la gomma nel caso di quest'altra fabbrica. E nella scorsa parte avevamo anche problemi di corrente, ma ora, come possiamo notare dal primo traliccio, non abbiamo assolutamente problemi di corrente. E qua giù c'ho anche una fabbrica molto simpatica per fare il carburante. Ora facciamo un po' di cose simpatiche. E le cose simpatiche sono prendere 300 unità di plastica, perché sì, potrebbero servirci. E di qua non dovrei avere abbastanza gomma. Nel dubbio la prendo tutta. Bene, ho un bel po', dai. E comunque sono 600 unità di plastica e non 300. Però intanto mi faccio un po' sacco grosso. Come mai ho così tanta corrente? È molto semplice, perché mi è venuta un'idea un po' fuori di testa, diciamo. Oddio, mi hai fatto prendere paura, pellicano di merda. Allora, come avevamo visto nella scorsa parte, c'era del carbone laggiù, proprio lontanissimo, grazie salvataggio automatico. E dato che qua c'è il mare, posso fare tantissime cose belle con il carbone. Infatti la fabbrica che ho fatto qua, o meglio la centrale a carbone che ho fatto qua, la posso espandere fino a 3 volte quella che è quella che ho adesso, perché appunto qua i nastri sono pienissimi. Ho messo 2 lumache energetiche nell'estrattore del carbone lassù, o meglio lassù, e poi si scende di nuovo giù, quindi abbiamo tantissimo carbone. E se dobbiamo fare altre cose qua con la lavorazione del petrolio, se ci serve più energia, mi basta semplicemente mettere un altro separatore di nastri e fare un'altra centrale a carbone. Ma andiamo a vedere meglio nel dettaglio dove boia è questo posto, perché oltre ad essere stato un casino da raggiungere, almeno la venatura del carbone, è stato altrettanto un casino da ripulire la zona dove c'era la vena di carbone, perché c'erano giusto un po' di cristiani, un po' di sir e un po' di ragni gatto, tantissimi ragni gatto. Però per fortuna sono riuscito a ripulire la zona. Tra l'altro qua si dovrebbe anche intravedere, oltre al miau miau del ragno gatto, si dovrebbe anche vedere un ovolo pancetta. A quanto pare anche qua c'è l'ovolo pancetta. Pensavo fosse solo nel bioma quello speciale. Infatti eccolo qua l'ovolo pancetta. E sento anche un ragno gatto. Dov'è? Eccolo là. Ciao. Per oggi tu potrai sopravvivere. Allora, è tutto quanto un casino da salire questa zona. È stato in realtà più un casino da portare il nastro giù, perché non ho voluto utilizzare i nastri trasportatori verticali, a parte per il fatto che non ho ben capito come si usano i nastri trasportatori verticali. E tralasciando il fatto che è notte e che questo bioma con gli alberi rossi è molto molto bello, veramente guardate che spettacolo, quassù oltre al carbone e anche un po' di quarzo e della bauxite, che non ho capito a cosa ci serve la bauxite, che ho trovato totalmente a caso, c'è anche un minerale molto particolare che è quello là. Dovrebbe essere tipo uranio, credo almeno, perché mi dà degli effetti di radiazione quando ci passo accanto, ed è anche sorvegliato da 2 cristiani e un cristiano abnorme. Ma vabbè, dettagli. Comunque questo nodo di carbone, oltre a essere stralontano, era anche ben sorvegliato. Infatti il nodo di carbone ce l'abbiamo qua sotto, e ci ho messo ovviamente una trivella di secondo livello con 2 lumache energetiche per massimizzare al meglio la produzione del carbone. Ma era anche sorvegliata da 2 sir giganti. Non uno, ma 2 sir. E poi ci sono queste piante strane che non ho capito a cosa servono. Se ci vado accanto mi fanno danno, però non ho provato ad abbatterle. Sinceramente non ci voglio neanche provare, che non sia mai che magari quelle piante dopo spawnino altre cose. E il ragno gatto continua a darmi un botto di fastidio, quindi gentilmente, mio personaggio che non ha un nome, leviamoci da qua. Intanto qua tutto il nastro trasportatore continua a fare una serpe che va da un punto, poi gira e va in un altro punto. Ma vabbè, dettagli, era il modo più pratico per far scendere il nastro, almeno a parer mio. Qua era sparito per un attimo il carbone, ok. E niente, questo è tutto il casino che ho dovuto fare per avere la corrente in questa zona. E è molto consigliata questa zona. Almeno ho trovato 3 pozzi di greggio o petrolio. No, dovrebbe chiamarsi greggio. E le risorse che si fanno col greggio sono appunto 3, ovvero la plastica, la gomma, il carburante.
ergo tre pozzi di greggio vanno perfettamente. Bene, bene, bene. Allora, volevo portare anche il, come poi si chiama, carburante alla base, ma ahimè non lo posso trasportare. Questo vuol dire che quella cosa che abbiamo visto qualche parte fa, ovvero l'imballatore, dovrebbe permetterci appunto di imballare i liquidi, come l'acqua, come il residuo, come il petrolio e via così. E ho visto che c'era anche il biocarburante liquido, quindi forse possiamo fare un carburante con la biomassa ancora più compatto. E qua c'è anche ovviamente lo stoccaggio, o meglio il deposito per quel cristallo blu stranissimo, che non ci ho trovato un'utilità finora. Oddio, qua è già pieno. E allora senti, facciamo una cosa semplice. Control, così me lo agganci, e ne mettiamo 1, 2 e 3 per ora, così almeno posso ottenere tantissimo carburante. Perché se ho capito bene, anche il nostro trattorino va a carburante, e se devo fare un percorso con il trattorino ci servirà un botto di carburante. Anzi, prima di tornare alla base, no, ok, non lo posso fare perché mi mancano i telemodulari e i rotori. Anche se forse dovrei averne un pochettino dentro il trattorino, e non volevo fare questa rima simpatica. Sì, ce li avevo dentro il trattorino, però mi mancano i cavi. Mannaggia, qua ci sono dei cavi? No, ovviamente. Però tu hai un banco da lavoro all'interno, e allora fammi un po' di cavi. Ok, 50 dovrebbero bastare. Sì, bastano, bastano. Allora, come funzioni tu? La metto solo per prova. Ah, tu hai gli ingressi con il nastro. Ah, e possiamo decidere se questa è una stazione di carico o scarico. Quindi in questo caso dovrebbe scaricare, mentre in questo caso dovrebbe caricare. E qua ci va il carburante, però non ha un accesso per i tubi, quindi dobbiamo fare l'imballatore. Beh, che dire, allora torniamo alla base e vediamo di completare la quest. Almeno credo che la quest chieda plastica e gomma, dato che è una quest ricorrente al petrolio, quindi dovrebbe chiedere le risorse del petrolio, almeno spero. Questa parte non faremo chissà quante cose, semplicemente sbloccheremo, spero, la prossima missione, e poi al massimo facciamo un po' di mini esplorazione nel bioma nuovo che abbiamo trovato con il nodo di carbone. E poi chi lo sa, potremmo fare anche una fabbrica per l'estrazione del quarzo, dato che non si vede niente quando è notte in questo gioco, ergo ci servirà un botto di quarzo per fare i vari faretti. Oddio, forse c'ho un dubbio. Non è che il carburante liquido va su quella cosa che abbiamo visto nella scorsa parte, ovvero la ferrovia, dovrebbe chiamarsi ferrovia, oppure è tipo un treno stranissimo, che quello là in teoria non so se funziona anche come mezzo di trasporto o solo come mezzo di trasporto per le risorse più che per le persone. Non lo so, si vedrà a breve, o meglio a breve se lo posso fare. Purtroppo è un problema il fatto che non ci sono nodi di carbone, no, carbone, di ferro, di rame, eccetera eccetera, attorno alla nostra base del petrolio, perché mi farebbe veramente comodo un nodo di ferro, così da poter fare almeno le lamiere e le barre che mi servono. Allora, produzione industriale, produttore, camion, computer, motore modulare e unità di controllo adattiva. Sono risorse che effettivamente abbiamo in grande quantità, però a me interessava questo. E questo si fa con il telaio modulare pesante. Ostia. E ci permette anche di fare il biocarburante liquido. Ok. Maschera antigas. Anche questo è tanta tanta roba. No, ok, io direi di andare per step. Allora, vediamo di fare, dato che ne abbiamo un bel po' di plastica, facciamo queste due missioni. Però dobbiamo fare il telaio modulare pesante. Come si fa il telaio modulare pesante? Con il telaio modulare e le viti. Ok, dovrei averne già un po' nel camion, però devo bloccare la missione, così almeno so cosa mi serve. Iniziamo da questa. Allora, 25 telai modulari pesanti. Io ne avevo già un po' qua, credo. No, però questi li prendo, e anche questi li prendo, perché hey, mi servono. Mentre qua ne avevo già 12, perfetto. E tante viti. In effetti ci servono un botto di viti. Ok, mi faccia i telai modulari, gentilmente. 25, ci mette un botto a farli. Li faccio a mano questi, non me li ha chiesti chissà quanto di telai modulari. Al massimo vedrò di fare una parte extra in cui faccio appunto il telaio modulare pesante. Perfetto, e questo ce l'abbiamo. Ora andiamo a fare una cosa simpatica, ovvero andiamo a rifornirci di filo, ma veramente un botto di filo.
filo, però ci sono un po' di cose che non mi servono, tipo la bauxite, che abbiamo visto non essere essenziale, e le schede qua intelligenti, e le andiamo amorevolmente a mettere via, quindi 1 e 2. Ora lei, sir, mi dia tantissimi cavi. Ho potuto notare che richiede tanti, ma veramente tanti cavi questa missione, e mi servono 3000 fili, mamma mia. E abbiamo già l'inventario pieno, mamma mia. In effetti dovrei cominciare a fare anche un po' di nastri che portano le risorse al magazzino gigante. Sì, ma non lo farò adesso. Sarà una cosa che farò off camera molto probabilmente, dato che, da come ho potuto notare, il produttore ha 4 entrate. Quindi servirà veramente un botto di roba, e solitamente più entrate c'ha una struttura, più tempo ci mette a fare la risorsa. Quindi mi sa che per fare le cose che ci sblocca il produttore ci vorrà un botto di tempo. Ora gentilmente andiamo alla fabbrica di motori, e là c'è del quarzo. Oh yes, il quarzo mi serve. Dai che mi faccio un po' di faretti bellissimi. Quarzo puro, che spettacolo. Invece per quanto riguarda la fabbrica di quarzo, mi sa che anche quella la farò off camera, perché alla fine penso che sia la solita cosa: vado a trovare la vena di quarzo, metto la trivella MK2 forse, poi metto il costruttore, morta 3-0. Giusto gioco? Dovrebbe essere più o meno così. Cioè dovrebbe funzionare più o meno così. Intanto qua abbiamo un macello di motori, non ho spazio. Oh fuck, non ho spazio. Ok, dovrei aver liberato un po' di spazio, però ne posso portare via solo 150. No, c'è qualcos'altro che non mi serve? Oh yes, ho liberato un altro spazietto, perfetto. Così ora abbiamo tutti quanti i motori che ci servono. Perfetto, torniamo alla base e completiamo tutte quante le missioni. Ed eccoci ritornati qua. Allora, tanti fili e soprattutto tanta plastica. Mancano altri fili. Perfetto. Trasporto di liquidi alternativo pronto per il lancio. Vai. Ho detto vai. Bravo. Ora Ada parlerà. Milestone Bridge, abbiamo capito. Nuove strutture. Perfetto. Quindi ora noi su produzione. Sì. Abbiamo l'impacchettatore. Stai facendo un casino nave che non hai idea. Ok, molto semplice. Ah, io qua posso fargli entrare o un liquido o una risorsa, e lui me lo fa uscire o in formato liquido o in formato risorsa. Ah ok, molto bello, molto bello. Qua possiamo imballare acqua, petrolio, residuo di petrolio, biocarburante liquido o carburante. E appunto possiamo anche fare il contrario, possiamo anche disimballarli, ovvero farli diventare liquidi effettivi. Simpatica come cosa. E in teoria abbiamo altro? Sì, no, boh. Ah, abbiamo il buffer di liquidi, quello industriale, quindi questo tiene 400 metri cubi di liquido, mentre questo ne tiene 2400. Però chiede il telaio modulare. Va bene. E prossima missione intanto me la selezioni. E chiede soltanto 1000 cavi. Allora vammi a prendere 1000 cavi. Ci metterà ovviamente 6 minuti a ritornare la nostra navetta, ma non dovrebbe essere un grandissimo problema. Perfetto, tantissimi cavi. Ora voglio sistemare questa cosa, perché è tipo tanto in mezzo. Questa struttura è molto utile, perché mi permette di ottenere le cose, le ticket che mi servono per migliorare la base. Quindi senza restare appunto senza risorse, mi vai a fare un separatore di nastri, così almeno questa produce e sono sicuro che non mi va a finire tutte quante le risorse. Così almeno tanto energia ne abbiamo. Giusto gioco. E la madonna se ne abbiamo. E intanto posso ottenere un po' più di ticket. Ora fammi una cosa simpatica, gioco, ovvero mi fai una cosa del genere e poi una cosa così. Cominciamo a portare un po' di risorse alla base mentre aspettiamo la nave, quindi gentilmente incastrati. Grazie gioco. E poi facciamo una cosa simpatica, la facciamo così, così tutte quante le varie risorse cominciano pian piano ad andare alla base. Perfetto. In modo tale che io non debba ogni volta ritornare qua a piedi, che è veramente uno scazzo allucinante ritornare qua a piedi ogni volta. Perfetto. Però qua me lo fai un pelino più alto, che ci devo passare con il trattorino, gioco. Poi me le fai passare tutte e tre per di qua e poi per di qua.
qua e dovrebbero teoricamente arrivare una qua e un'altra invece arriva qua. Quindi se ho fatto giusto e se la natura si toglie dalle palle gentilmente, io teoricamente da qui posso far scendere tutti quanti i vari nastri anche direttamente senza fare collegamenti strani al nostro magazzino, e anche queste risorse verranno immagazzinate. Perfetto, così ora abbiamo un po' tutto quanto riunito. Ovviamente non ci resta che ricollegare tutti quanti i nastri trasportatori nel modo giusto possibilmente e dovremmo aver finito almeno con questa mini organizzazione. Tu ti sei attaccato sotto, non dovevi attaccarti sotto, e già che ci siamo andiamo anche a mettere un separatore di nastri su quest'altra fabbrica, così da poterlo ricollegare qua, così il gioco continuerà a farci le nostre barre e intanto qua saremo pieni di coupon o ticket, va bene, uguale, ticket, coupon, voucher, a me non cambia. E io in teoria dovrei riuscire a passare qua sotto con il trattorino, dopo facciamo un crash test. Perfetto, ora tutte quante le risorse stanno tornando alla base, o meglio stanno andando alla base, perché fino a prima non andavano da nessuna parte. Quindi ora prendiamo un leggero passaggio e giusto in tempo, perché è tornata anche la nostra nave. Quindi ora possiamo completare la missione. Perfetto, obiettivo selezionato, i classici 100 motori, i 1000, ho detto 1000 fili, la plastica e la gomma. Via, un'altra missione, parti, grazie. E cose nuove, allora, produttore. Produttore, ok, che c'ha giusto un po' di entrate. E infine basta. Sì, il resto dovrebbero essere le varie risorse e il camion. Ok, che si fa con il computer. Va bene, gioco. E il telaio modulare pesante. Questo vuol dire che dobbiamo fare una fabbrica per i telai modulari pesanti. E vabbè, la farò off camera, perché tanto abbiamo visto cosa serve per fare il telaio modulare pesante. Non mi sembra il caso di farla adesso. Adesso possiamo fare una cosa molto bella, ovvero, vabbè, a parte il fatto che ho cercato il quarzo per vedere se potevo fare del quarzo in maniera un po' rapida, ma niente, anche quella là la farò AFK, o meglio off camera. E allora torniamo alla nostra base del petrolio e vediamo di fare qualcosa di simpatico. Ed eccoci ritornati qua alla base del petrolio. Allora, facciamo cose simpatiche adesso. Qua ho lasciato un conto in sospeso, ovvero questo coso, questo buffer di liquidi. No, non è un buffer di liquidi, è un... sì, è un buffer per liquidi, cosa sto dicendo? Allora, cominciamo con il mettere l'imballatore, l'impacchettatore, non imballatore, Nab. E me lo cominci a mettere qua. Il condotto riesce a fare questa cosa, vero gioco? Gioco dice sì. Ok, e allora colleghiamolo alla corrente e qui gli diciamo di fare il carburante. Contenitore vuoto. Ora ho capito cosa dobbiamo fare. Fammi indovinare, costruttore, contenitore vuoto. Ok, facciamo una cosa simpatica. La facciamo da qua. Separatore di nastri. Mi vai a fare un nastro che fa una cosa molto particolare, ovvero che fa così e poi passa attorno alla base. Però non deve passare troppo in là, o meglio deve andare un po' altino, perché qua ci devo anche passare con il trattore, grazie. Ok, teoricamente fino a qua ci arrivi. Sì, perfetto. Io ora devo fare una cosa simpatica, ovvero devo mettere un costruttore molto spartano. Lo vado a mettere qua così, brutto bruttissimo, tanto non me ne frega niente. E gli diciamo di fare gli imballatori, o meglio contenitore vuoto, e lo andiamo a collegare alla corrente. Così lui produce il contenitore vuoto. Poi impacchettatore, e lo mettiamo un po' larghino stavolta, visto che deve passarci anche un nastro. E fai il solito giro brutto bruttissimo e alla fine vai qua dentro. Poi condotto, perfetto, MK1, e lo fai andare qua dentro. Ora dovrebbe esserci tutto, credo. Ah, energia assente, giusto, giusto, gioco, in effetti no, non hai tutti i torti, la macchina non lavora gratis. Perfetto, quindi ora qua comincia ad entrare carburante e contenitori vuoti. Ora io posso fare una cosa molto simpatica, del tipo mettere qua una stazione per camion. La voglio mettere proprio qua, così intanto gli faccio andare tutto quanto il carburante qua dentro, che dovrebbe essere il serbatoio del carburante. No?
Ah, forse anche tu vai collegata alla corrente? Esatto! Così, ora noi possiamo fare un po' di cose simpatiche. Del tipo, utilizzare questa linea di nastri, più o meno, per andare a ricollegare anche il nostro container della plastica principale. Così occupiamo una sola linea di nastri, almeno per la plastica. Solo che poi da qua fai una cosa molto simpatica, ovvero lo fai passare sopra. Quindi teoricamente se io lo faccio andare fino a qua, poi da qua sopra lo posso ricollegare là. No, perché c'è la struttura in mezzo. E allora ne mettiamo un altro, così stavolta non c'è la struttura in mezzo, e poi lo facciamo passare per di qua. Ok, quindi io ora qua ho già un coso pronto, e per coso pronto intendo un coso pronto. Va bene, sono un grande, io sì che so spiegare le cose. Poi da qua facciamo una cosa simpatica, ovvero lo facciamo scendere. Questo perché? Perché da qua andremo a mettere sì un nastro trasportatore, ma anche un unificatore di nastri, se il gioco me lo permette, grazie gioco. Così ci andiamo anche a ricollegare la gomma, perché sì, ora dovrò portare la gomma fino a qui, e la gomma è un po' più traumatica. Allora, vediamo se posso fare la stessa cosa, ovvero fargli utilizzare una sola linea di nastri, facendo una cosa molto strana, tipo così. Sì, dovrebbe più o meno andare bene. Poi se io faccio una cosa così che scende, dovrebbe piacergli ancora di più al gioco. Così io faccio una cosa molto simpatica e lo faccio scendere pian piano, e si va a ricollegare con l'unificatore di nastri, che andrà a riempire la stazione del camion. In teoria io qua devo tipo andare sul camion, cioè sul camion, sul trattorino, e dovrebbe esserci, ok, registrazione pilota automatico non attiva. Dovrei tipo selezionare in qualche modo, forse premendo shift tab q qualcosa con v, ok, cioè attiva registrazione, nascondi le frecce del coso e attiva pilota automatico e cancella percorso. Bene, io devo fare che il coso, o meglio il camion, e sì, camion, non è un camion, è un trattore, devo far sì che il trattorino faccia un viaggio di andata e ritorno con due stazioni, perché sennò mi viene un po' complicata la cosa. Ma vabbè, dettagli, questa qua può essere anche tranquillamente una cosa che farò off camera, perché sì, questo gioco ormai sta richiedendo troppe cose da fare off camera. Proprio per questo Satisfactory ora lo porto un giorno a settimana e non due giorni a settimana come era all'inizio. Perfetto, ora abbiamo una fabbrica che funziona in totale autonomia, abbiamo una produzione di carburante che dovrebbe durare molto molto di più del carbone, almeno per il nostro trattorino. Finora non possiamo neanche fare la centrale a carburante, ma sarà una cosa che possiamo vedere in futuro. Bene, io posso dire che per oggi può bastare, e noi ci vediamo nella prossima parte di Satisfactory. Salve, ma lei è un cristiano di quelli giganti? Come cazzo spara? Oh, ma tu spari a raffica? Ma sei tutto rotto o sbaglio? No, 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 è tutto rotto, è tutto rotto. Ok, non fa niente, è tutto rotto. Ha le animazioni rotte. E adesso si è effettivamente tutto quanto rotto. Mamma mia.